Una rosa pungente, ma bellissima e profumata. Così Geppi Gleieses e Guglielmo Ferro, con direttori artistici del Teatro Quirino, hanno presentato la nuova stagione 2015-2016 dello storico palcoscenico romano. Lo slogan «Lasciati pungere» sintetizza il nutrito programma e conferma la fiducia nei confronti di un pubblico che negli ultimi anni ha dimostrato un apprezzamento crescente, che ha visto arrivare a 7.000 il numero degli abbonati. Non è una notizia che quelli che stiamo vivendo siano anni difficili per il teatro. Sono anni in cui la congiuntura del nostro paese ha portato alla chiusura di tanti teatri e a una vertiginosa contrazione delle recite. Di fronte a queste difficoltà, il Teatro Quirino, invece di contrarre l'offerta, ha rilanciato mettendo sul piatto l'amore e la professionalità di tutto il personale, restando aperto 18 ore su 24 per 340 giorni l'anno, e scommettendo sul coraggio delle compagnie teatrali che in questi anni hanno allestito i loro lavori nel teatro dedicato al grande Vittorio Gassman. Tante le presenze d'eccezione in cartellone, da Geppi Gleieses, Mariella Bargigli e Andrea Giordana in scena con Il Bugiardo di Carlo Goldoni, al Giardino dei Ciliegi di Chekhov con Gaia Prea e Paolo Cresta, dalla Lupa interpretata da Lina Sastri alla bisbetica nomata impersonata da Nancy Brilli e poi ancora Claudia Gerini, Alessandro Preziosi, Deborah Caprioglio, Gianfranco Iannuzzo, Adriana Asti e Silvio Orlando.